amici salernitani, datevi altre opportunità per arricchire la nostra esperienza, per rendere il nostro soggiorno sempre più integrato e perché, citando le parole del nigeriano Diallo Falemi, anche lo straniero senza nome a casa mia troverà cibo. Noi diciamo anche a Salerno, perché Salerno è anche casa nostra. Grazie di tutti. Nel tempo delle divisioni e della crisi, la tolleranza e l'integrazione rischiano di non fare più notizia. Per questo ci piace aprire il nostro telegiornale con le immagini di una festa, della festa delle comunità senegalesi di Salerno. La serata della taranga ha richiamato tanta gente ieri sera nel sottopiazza della Concordia. Tanti salernitani che hanno scelto di divertirsi, di ballare e di mangiare con i loro amici senegalesi. La comunità senegalese è ben radicata nel capoluogo almeno da 20 anni. I primi ad accogliere negli anni 80 gli immigrati a Salerno furono i sacerdoti. Oggi Salerno ospita un mercato etnico nel quale la comunità senegalese è quella più consistente. E la moda delle treccine tipica delle donne senegalesi si è diffusa in città. I senegalesi sono perfettamente integrati. Molti risiedono nella Valle dell'Irno, ma lavorano nell'area urbana vendendo maschere e frecce preistoriche delle loro antiche tribù. Altri lavorano nei campi della Piana del Sele, tutti con grande dignità. La serata della taranga ci ha fatto conoscere ancora di più la loro cultura e le loro tradizioni.